guardia, ottimo l'avvio del lato, poi in corsia 2, Anita Pistone che esce a lungo, Pistone, allo e poi Arancione, 7.35, ufficioso per Pistone che si è confermato il miglior prestazione dell'anno, a conferma dell'ottima condizione di Anita Pistone, anche del 7.31, stabilito ancora 2 anni fa, è la terza prestazione. Semifinale numero 2 dei 60 metri uomini, da seguire in corsia 1 il campione italiano allievi, al primo anno di categoria allievi, classe 1993, dell'Atletica Insieme di Food di Verona, Giovanni Galbieri. Corsia 2, Aden Molfetta, Gabriele Giudetti. In 3 per la Sport Club Catania, Curacava Fantoni. Corsia 4 per le Fiamme Gialle, con 6.58 quest'anno il terzo di sempre, campione italiano dei 100 metri Fabio Cerutti. Corsia 5, l'anno scorso fu secondo sui 100 e nei 60 indoor, aeronautica militare Giacco Riparelli. Corsia 6, il campione in carica della Riccardi Milano, Giovanni Tomasicchio. Corsia 7, 100 Torri Pavia, Gualtiero Bertolone. E corsia 8, Fiamme Oro Padova, Maurizio Checcucci. Andiamo a vedere poi il risultato ufficiale, ragazzi molto vicini. Intanto abbiamo un aggiornamento dal triplo, Pino, qual è la situazione? Come detto in precedenza,